Sì, non eravamo visionari e ora è importante tutti insieme andare verso un unico obiettivo, portare a Bruxelles la trasversalità Barcellona-Ploce passando per Ortona e quindi mettendo l'Abruzzo al centro nelle reti transnazionali TEN-T. Finalmente è stata detta una parola chiara che aspettavamo da tempo, autorevole e lungimirante, che riguarda il nostro Abruzzo, collocando le infrastrutture della nostra regione al centro della politica nazionale. Attivare il corridoio per l'Abruzzo significherà molto, tanto, significherà diventare la piattaforma logistica del centro Italia. Il nostro aeroporto, il cui sviluppo cargo è tutto da immaginare, e insieme alle altre infrastrutture che diverranno interconnesse strettamente a questa rete logistica al servizio dell'area di Roma e del centro Italia. Ortona dunque sarà il porto di Roma sull'Adriatico. Il rilancio dell'economia abruzzese passa attraverso le potenzialità che deriveranno dal trasporto delle persone, ma anche delle merci, quindi non solo diciamo alta velocità, ma soprattutto alta capacità, riferita quindi alla movimentazione delle merci. Solo così la ZES sarà veramente attrattiva per l'Abruzzo. Un eccellente lavoro portato avanti con le associazioni, che ringrazio, le associazioni datoriali, sindacali, la Camera di Commercio di Chieti Pescara, le istituzioni nazionali e regionali, che premia l'Abruzzo soprattutto dopo l'emergenza Covid, che ha drasticamente ridotto ordini e fatturati delle imprese.